Favorire l'accoglienza dei migranti attraverso una programmazione che possa consentire di fronteggiare in maniera più organizzata il flusso migratorio. Questo è l'obiettivo, ma anche e soprattutto l'ordine del giorno del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, durante il quale per l'occasione sono stati presentati dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, al questore, al presidente e al procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, gli avvisi finanziati dal Fondo FAMI, vale a dire il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, che prevedono l'individuazione di 1.000 posti per strutture dedicate alla prima accoglienza e 2.000 posti per strutture di seconda accoglienza. Il Consiglio Territoriale sull'Immigrazione è uno strumento molto importante di supporto all'attività anche della Prefettura per avere anche il polso del livello di integrazione o comunque delle problematiche più importanti che si possono registrare sul territorio e anche a beneficio soprattutto della integrazione dei migranti. Inoltre il Ministero, diciamo, ha diffuso la Carta della Buona Accoglienza, che è un accordo sottoscritto al Ministero dell'Interno con l'ANCI e anche con la Lega delle Cooperative per appunto regolamentare, con cui si obbligano, si fa un patto per cercare di arrivare ad una vera integrazione e accoglienza dei migranti. Un discorso a parte ha infatti riguardato quello che rappresenta un vero e proprio dramma legato alla presenza nel territorio dei minori stranieri non accompagnati, i cosiddetti bambini invisibili, che provengono da ogni parte del mondo. Secondo l'ultimo rapporto Migrazioni in Sicilia 2015, se ne contano in Italia 8.944, con un aumento di 704 unità, vale a dire l'8,6% rispetto allo scorso anno, quando la variazione era stata di più del 36,3%. Si tratta in prevalenza di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per lo più di sesso maschile, e provenienti da Egitto, Albania, Eritrea, Gambia e Somalia.